Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100K. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Vi starete chiedendo dove mi trovo. Mi trovo in una delle tante celle scavate da i maltesi per ospitare una famiglia nel corso dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. L'ambiente è veramente piccolo. Parliamo di uno spazio di 1, 2, 3 passi e mezzo che ospitava una famiglia. Qui possiamo vedere una nicchia dove probabilmente venivano poggiate delle lucerne, delle lampade a olio. A Melia c'è questo grandissimo rifugio antiaereo, che in realtà è una rete di cunicoli sotterranei. Parliamo di uno spazio vitale di meno di 1 m² a persona. Ogni famiglia poteva, lungo queste gallerie, scavare un posto dove stare. Si tratta di un ambiente veramente claustrofobico. Durante la Seconda Guerra Mondiale Malta ha subito molti bombardamenti da parte delle forze tedesche e questo era l'unico modo per potersi difendere, perché specialmente nella prima parte della guerra i tedeschi si erano accaniti nel bombardamento di Malta. Malta rappresentava il punto di collegamento per gli inglesi con il Nord Africa. Parliamo di centinaia di metri, tutti così. Inutile dire che l'ambiente è molto claustrofobico. Ci sono dei passaggi dove il soffitto è molto basso. Tutto questo è stato scavato a una quindicina di metri sotto la superficie. E potete immaginare, durante i bombardamenti, la paura, le urla dei bambini, le preghiere, ma pure il cattivo odore della gente ammassata qui sotto. Malta ha perso, se non sbaglio, più di 1500 abitanti civili durante i bombardamenti, perché poi alla paura, al fattore psicologico che un po' atterriva l'animo della gente, si aggiungevano le malattie o le pulci. Questo è uno degli ambienti più grandi. Evidentemente era un punto di raccolta. E continua così, per centinaia di metri. È terrificante. Malta, tra l'altro, è una delle poche nazioni ad aver ricevuto dal re la medaglia all'eroismo, al valore all'eroismo. Ce ne voleva di coraggio, forse era la disperazione a vivere qui sotto. Un po' mi ricordano questi cunicoli, quelli delle città sotterranee della Cappadocia, costruite per gli stessi motivi, per la guerra. Era una guerra passiva. Doversi difendere senza poter contrattaccare e quindi nascondersi. Io intanto, tra un po',
ne vengo fuori e continuo il mio viaggio. Sempre avanti, se ce la faccio a trovare l'uscita.